Che ci ha donato la visione e gli You can do Capitolo primo o uno, dal verso 9 al verso abbiamo detto 23 e a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria e la nostra ubbidienza, voi cosa rispondete? Amen. Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremo come Sodoma, assomiglieremo a Gomorra. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno: sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili, smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nuovi luni e i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri nuovi luni e le vostre feste solenni, sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Come mai la città fedele è divenuta una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi dimorava, ma ora vi abitano gli assassini. Il tuo argento è diventato scorie, il tuo vino è stato diluito con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri, tutti amano regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge davanti a loro. Oh. Fratelli miei, sorelle care, amici che ci seguite, dovete rirmi se questo brano che risale a secoli, qua non stiamo parlando nemmeno dei secoli dopo Cristo, stiamo parlando dei secoli prima di Cristo e non so solo so alla lettura, da una panoramica di queste espressioni che abbiamo trovato, se non rileviamo una realtà odierna, autentica, purtroppo reale, in quelli che vengono chiamati e vengono chiamati i capi e il popolo di Sodoma e di Gomorra. Ma perché gli abitanti di Sodoma e Gomorra amavano Dio? Ricorderete queste due città, no? Ricorderete che queste due città furono due città che l'Eterno dovette distruggere mandando fuoco, cenere, zolfo dal cielo. Lo ricordate? Ricorderete sicuramente, lo sanno praticamente quasi tutti, anche quelli che non conoscono bene le scritture, che questo simbolo di queste due città erano la realtà, possiamo dire, la punta di diamante in senso negativo di una corruzione senza eguali in quei tempi, una corruzione che poi sembrava che fosse proprio un modo e un comportamento di tutto un popolo che vedeva solo quello, un popolo senza etica, un popolo senza moralità e un popolo ovviamente senza spiritualità. Queste erano le condizioni di queste due città, Sodoma e Gomorra. Ricorderete, voglio ricordarvi brevemente, che furono abitate da, dal nipote di Abramo, Lot. È vero con la sua famiglia. Conoscete tutti la storia, la testimonianza che ancora il Signore fece di tutto per far sì che questa, queste due città fossero due città che potevano ritornare sulla retta strada, perché Dio Dio è amore, è stato sempre amore Dio. Sì, è vero, voi ridete nell'Antico Testamento, non troviamo occhio per occhio, dente per dente, ma... La natura di Dio non è cambiabile, la natura di Dio è sempre stata la stessa. Dio ha amato, Dio ha creato la sua creatura per amore. L'uomo, e io dico la creatura, non ho detto le creature perché la creatura per amore è stata soltanto l'uomo, le altre creature sono state create per amore dell'uomo, dell'essere umano e dovete convenire con me, tutto ciò che ci circonda, quello che è la natura, sotto l'aspetto vegetale, la natura sotto l'aspetto animale, tutto è stato creato perché perché doveva servire ad essere un impero, un regno in cui il primo Adamo doveva essere il re. E conoscete purtroppo anche la realtà, il primo Adamo si fece corrompere, beh, la colpa è stata di Eva, diamo sempre colpa alle donne, ma la colpa fu di Adamo, perché se anche Eva era stata debole, quello che sbagliò, quello che non doveva sbagliare, era Adamo che aveva una certa conoscenza di Dio, maggiore di Eva, perché è stato creato dalle mani di Dio personalmente, mi dite anche Eva, ma Eva è stato frutto di una creazione in collaborazione, possiamo dire, col primitivo uomo che era Adamo. E detto questo, dobbiamo dire che anche per Sodoma e Gomorra erano due città, due città che erano in una zona pianeggiante, erano eh, ricche di tante maniere, ma persero completamente eh, quello che era l'equilibrio, un equilibrio morale e soprattutto avevano già perso un equilibrio spirituale. La stessa presenza di Lot, Lot e la sua famiglia non è che fece un granché in quelle città, anzi si stava perdendo anche tutta la famiglia di Lot, voi che conoscete e sapete molto bene che poi alla fine la moglie di Lot non riesce ad uscire da Sodoma e Gomorra, perché? Perché il suo cuore si era assestato, si era fermato lì, gli piaceva stare lì e si era giunto a un livello di degrado e lo stesso livello di degrado, non mi dite che non lo vedete. Non mi dite che sono cambiati i tempi, che siamo antichi, che siamo ormai fuori di ogni moda, ma dobbiamo dire, dovete riconoscere, e anche i nostri amici che ci seguono, dovete riconoscere che siamo, siamo arrivati ai tempi di Sodoma e Gomorra alla stessa maniera, solo che adesso non sono soltanto due piccole città, adesso sono nazioni intere, delle nazioni, cioè anche le nazioni cristiane tra le altre cose, maggiormente tra le nazioni cristiane ci sono queste triste realtà. E oggi si parla di tante cose, non voglio parlarne per non offendere nessuno, ma qua si mettono in discussione tutti i principi divini, la famiglia, gli accoppiamenti, i maschi, le femmine, il terzo sesso, il quarto sesso, il quinto sesso, quando più ne hanno e non voglio parlare di questo perché il Signore quando anche ci sono degli errori o ci sono delle situazioni sbagliate anche sessualmente, quando ci si comporta secondo la parola di Dio, Dio ama tutti, alleluia. E non voglio essere confuso con una ah, quella che può essere un'arida polemica su quelle che sono i matrimoni dei gay e i matrimoni delle lesbiche. No, non voglio essere confuso, ma voglio semplicemente mostrare che la parola di Dio a cui noi ci atteniamo è una parola di santità. E Dio ama tutti quelli che sono ubbidienti alla Sua parola, indipendentemente da una condizione di nascita o una condizione di essere diventati in una certa maniera non prevista durante la vita. Ci troviamo davanti a una realtà, una realtà che tutti credono di stare a posto, e nella nostra nazione tutti cristiani, tutti cristiani. È un po' come era diventato poi il popolo di Israele nella predicazione di Isaia. In quella che è la profezia di Isaia, che si rivolge, e dice, ma si rivolge ai capi di Sodoma e Gomorra, e si, rivolge, e si rivolge al popolo di Sodoma e Gomorra, ma Sodoma e Gomorra erano stati già distrutti. A chi si rivolge? A quelli che nel loro comportamento, nella loro pratica, si erano assimilati, uguagliati al popolo che c'era e ai capi di Sodoma e Gomorra. e oggi, oggi ci lamentiamo, ci vogliamo lamentare, non ci sono più, ci sono più equilibri, ci sono squilibri tremendi e c'è soprattutto, da una parte, una ricerca di spiritualità e dobbiamo dire che sono i pochi, i In molti invece. E stanno soltanto a chiedere diritti sociali, a fare campagne che devono portare alla confusione totale dell'umanità, che tutte le cose, pare che siano, e sotto aspetto sociale, siano consentite, tutte le cose vanno discusse e la politica fa la sua parte, e i governanti fanno la loro parte, e tutti fanno la loro parte, ma intanto le cose non migliorano e non miglioreranno mai. Perché non miglioreranno mai? Perché si è fuori dalla volontà di Dio. Ma questa parola è una parola ancora di speranza. È una parola certamente che deve mettere a nudo le varie responsabilità. E io sto parlando innanzitutto a un popolo che ha già accettato Gesù nella propria vita e che si sforza a fare la volontà di Dio. Un piccolo popolo, un piccolo numero, una rimanenza di Israele spirituale che io spero nel Signore che Dio possa far crescere in tutta la nostra nazione. Nell'Europa e nel mondo molti si dicono cristiani, cristiani, soltanto perché cristiani? Perché fanno un'attività religiosa, perché partecipano alle liturgie, perché ci sono assemblee, perché ci sono feste, tradizioni, ancora tradizioni popolari, tradizioni di carattere locale e tante altre cose che poi alla fine nessuno vuole dire la verità, questa è idolatria. E abominio davanti agli occhi di Dio, perché siamo tenuti ad adorare un solo Dio in spirito e verità, questo è Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e noi cosa rispondiamo? Amen, Amen Alleluia. È un messaggio che scaturisce in maniera, e come sempre, in maniera semplice e in maniera spontanea. E la vogliamo analizzare meglio al fine di vedere se noi stessi siamo allineati con questa parola, se siamo veramente in comunione con Dio, se siamo nella volontà di Dio, se stiamo facendo la volontà del Signore. E il primo verso, sono partito dal verso 9, proprio perché dice il verso 9, se l'Eterno degli Eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo. Saremmo come Sodoma e assomiglieremmo a Gomorra. Quanti passaggi biblici potrei citarvi, ma il tempo non me lo consentirebbe per niente, vero? Un piccolo residuo, cioè un piccolo residuo, cosa sta significare? Una rimanenza che non è molto grande, ma è una rimanenza che Dio usa. Oh, non temere, piccola gregge, troviamo nell'Evangelo perché al Padre. È piaciuto donarvi il regno. Ve lo ricordate questo passaggio biblico? Lo voglio ripetere. O oh, non temere o oh, piccola Grecia, perché al Padre è piaciuto donarvi il regno. E poi molti conoscono i detti evangelici, molti chiamati, pochi gli eletti. Ma credete che questo poi è nella perfetta volontà di Dio? E io vi ripeto ancora una volta, se non l'avete imparato a memoria e se non l'avete imparato voi e ci seguite anche voi attraverso la televisione, sono sicuro che i vostri televisori ve lo, lo direbbero loro. Giovanni 3:16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque, e chiunque cosa significa? Tutti, tutti quelli che vogliono. Chiunque crede in lui, in Dio, non, non perisce, non muore spiritualmente, ma vivrà una vita, vita eterna. Ascoltavo un programma radiofonico poco tempo fa, una radio sempre sintonizzata su una emittente che a me piace molto. Un'emittente che dà molte notizie, molte cose, e sento a volte dei personaggi, ma dei personaggi che hanno anche un grande riflesso in quello che è dall'opinione pubblica, in quello soprattutto che è l'audience pubblica. Ma a volte dicono delle sciocchezze così pesanti, così grandi, che io dico: ma come può fare una persona che è una persona una persona che è erudita in tante maniere, poi si perde come si suol dire nel bicchiere d'acqua. E ne avvertivo uno, non mi ricordo nemmeno il nome, il quale era un personaggio molto noto e diceva e faceva un paragone per le sue cose: dice se noi cattolici, io sono cattolico sapendo che in cielo c'è un paradiso e in paradiso andranno i cattolici. E in paradiso andranno i cattolici, noi ci accorgiamo che in paradiso poi non ci si va più e chi me lo fa fare di essere cattolico? Ma che ragionamenti! Ma questo è soltanto un indice di poca conoscenza spirituale, di non avere nessuna conoscenza spirituale. E qui non è che ci vuole molta cultura, perché il rapporto con Dio è indispensabile più dell'aria. Se non respirate l'aria, voi morite, noi moriamo. Possiamo vivere senza aria. Ditemelo, quanto resisteremo in apnea, come si suol dire? Quanto tempo abbiamo visto anche i maestri delle dell'epnea? Molte volte ci muoiono sotto, sotto le acque. È vero o non è vero? L'ossigeno è necessario, l'aria è necessaria, sì o no? Come è necessaria l'aria per far respirare i nostri polmoni? È indispensabile respirare l'ossigeno che emana lo spirito di Dio, la presenza di Dio, che non è frutto di una fantasia, che non lo possiamo costruire secondo il nostro beneplacito o secondo i nostri disegni o secondo i nostri pensieri o secondo la nostra filosofia, perché al di là di ogni filosofia, al di là di ogni discorso, noi sappiamo che non siamo su questa terra per caso, non siamo frutti di un cumulo di immondizie che ha prodotto l'uomo, ma sappiamo che c'è stato sicuramente un creatore dell'uomo e senza colui che ci ha creati siamo delle persone inutili la vita è nel Signore, lui il datore della vita voi siete d'accordo so che direste a me, davvero? È, è il creatore della vita? Non ho sentito fino là in fondo, è il creatore della vita? Ma anche non è soltanto è il creatore della vita. è colui che dà veramente il sapore alla nostra vita. Si vive anche da zombie. Eh? Oggi la scienza cerca di creare i robot con un'intelligenza artificiale. Dovrebbe arrivare il momento, se arriverà. Pare che qualcosa è stato già fatto, c'è il robot che pulisce la casa. Molto comodo per le nostre sorelle. Guai, però, se impazzisce, vi distruggerà la casa. Sarebbe infrenabile. Non avreste più possibilità. Voi comandate di pulire il pavimento improvvisamente prendete la ramazza e comincia a rompere tutti i vostri mobili, se non ve ne accorgete ve li mandate anche all'ospedale. Si, si, si sta arrivando a queste cose, no? Lo sapete tutte queste cose. Chi può creare? E chi può procreare se non colui che ha creato l'uomo e ha dato facoltà di procreazione? Quante discussioni, quante cose aride. Quanti bei proponimenti che poi nascondono tante negative in realtà, perché il cuore dell'uomo, il cuore dell'uomo lo conosce soltanto Dio, ha una profondità, è peggio di una caverna. Il cuore dell'uomo se c'è luce, e allora diventerà non più una caverna, ma diventerà un luogo di luce. Ma quando non c'è luce, quando c'è tenebre, e quando è che c'è tenebre? Quando non c'è la presenza di Dio quando Dio è soltanto vediamo forse qualcuno che dall'aldilà forse mi sentirà forse, forse, forse ecco, eh, il discorso di quel esimio è indubbiamente personaggio che ho citato senza conoscere il nome che sentivo così se poi ci accorgiamo che non c'è niente sarà troppo tardi se ti accorgi che non c'è niente ma c'è Dio c'è Dio c'è Dio c'è? Come fate a dirlo? È un amore che si prova internamente. Non c'è una dimostrazione. Non possiamo e non possiamo mettere Dio sul piano di un'esperienza generale. L'esperienza con Dio è intima, personale, autentica, diversa l'uno dall'altro. Non ci sono modelli da perseguire. C'è una volontà da esprimere e c'è da ricevere quello che è la promessa di Dio per tutte le creature. Ma purtroppo molti pur credendo di essere cristiani e parliamo ai capi di Sodoma e parliamo al popolo di Gomorra e chi possiamo identificare con i capi di Sodoma e gli abitanti di Gomorra, se non coloro come capi che hanno la responsabilità, e abbiamo tutti la responsabilità di insegnare al popolo le rette le vie di Dio, la vera volontà di Dio e al popolo di praticare la verità. E la verità è unica, la nostra verità è la verità dell'Evangelo. Non è una verità, è la verità, perché Gesù stesso l'ha detto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14 cosa dice io sono. La via, la verità e la vita. E poi c'è una parte che molti non conoscono, una parte che continua. Voi lo conoscete tutti però. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. L'unico ponte, l'unica via, l'unica risposta è Gesù Cristo, il Signore. Lo vogliamo lodare e glorificare. Alleluia, ma devo toccare questi argomenti, li devo toccare perché sono importanti, io spero come misero servitore di Dio che questa parola possa rimbalzare nei cuori, possa rendere più responsabili i capi di Sodoma e il popolo di Gomorra che si definisce cristiano solo per rinascita, soltanto perché si è nati in una famiglia che ha dichiarato siamo cristiani, ma il cristianesimo che poi si fa anche la distinzione fra il cattolicesimo ma parliamo di cristianesimo al di là delle varie possibili denominazioni, parliamo di un cristianesimo il cristianesimo ha le sue radici, non l'uomo ha le radici nella parola di Dio, le radici non sono in Pietro, le radici sono in Gesù Cristo il Signore e Pietro apparteneva a Gesù. Amen. Amen. Come è difficile in questa nostra nazione parlare di queste cose, come è difficile nei nostri paesi, come è difficile poter colloquiare con la gente, perché siamo in una nazione che per anni e anni è andata avanti solo per tradizione. Voglio ricordare che il libro della Bibbia era, la Bibbia era uno dei libri all'indice dei libri proibiti, e se non ero fino al 50 o al 60, non ricordo bene l'anno, parliamo di un tempo abbastanza recente rispetto agli altri tempi. Grazie a Dio che oggi, che oggi molti leggono la Bibbia, ma quanti mettono in pratica la Bibbia? Quanti la leggono come il libro veramente di Dio? E quando lo leggono come libro, un libro da conoscere così. Dio non si rivela quando prendiamo la Bibbia e la leggiamo come un romanzo. Rispetto con tutta la letteratura, ma la Bibbia non può essere un testo di letteratura. La Bibbia è la parola di Dio. Amen. E conosciamo due aspetti di questa parola. C'è una parola Logos, che è la parola generale, storica, popolo di Israele e tutti i racconti dell'Antico Testamento. Ma c'è una parola che voi conoscete? stanno delle sorelle nostre e dei fratelli, i quali hanno una veramente umile preparazione scolastica, culturale, ma hanno realizzato e realizzano le cose più belle da parte del Signore. E quella parola rema, con l'H in mezzo, rema, il greco, quando mi piace parlarne, è la parola è la parola che noi ci cibiamo ogni giorno, vero? No, bibliomanzia, attenzione, conf confondiamo con la bibliomanzia, e la bibliomanzia la usano a volte anche i maghi e le streghe. Aprono la Bibbia e punto sopra questo: devo fare e trovano il famoso punto. E Giuda si impiccò. Meno male che non si impiccano quelli che trovano questo punto. Noi parliamo della parola e non vi distraete per una cosa da niente. Siamo in un momento di parlare della parola di Dio. Tante volte noto anche per una sciocchezza ci si distrae, ma volete capire che noi non stiamo recitando, stiamo preparando, non c'è niente di preparato. Noi siamo, e stiamo ricevendo da Dio quello che è rivelazione. Quello che può essere sembrare una cosa normale per gli altri, ma non è normale. E io sto parlando della parola rema, che è la parola di Dio che parla al mio e ai vostri cuori che cambia le vostre situazioni, che risponde a tanti interrogativi della vostra vita e della mia vita, e che produce il miracolo della fede, e che ogni cosa è possibile a chi crede. Sia benedetto il nome del Signore. Alleluia. E chi sono questi capi, allora abbiamo detto, di Sodoma? E chi sono questo popolo di Gomorra? Eh. Se andiamo a qualunque credente italiano, dirà, diciamo, ma sono quelli che non credono. Gli atei, io penso che ci sono molti atei che sono migliori dei cristiani, anche perché l'ateo è un bugiardo che dice a se stesso la menzogna, perché l'ateo convinto non esiste. È più facile dimostrare la realtà di un Dio vivente che mostrare che non esiste. Tutto ci parla di lui. Purtroppo, purtroppo in questi tempi, notiamo... Notiamo l'inquinamento sotto tutti gli aspetti, innanzitutto spirituale, e tanti altri tipi di inquinamento che lasciano confusione e che seminano confusione. E cominciando che non ci sono più tanti nuclei familiari veramente tali, tante famiglie. Oggi le famiglie si intendeva per famiglie delle cellule della società, cellule sane, è vero o no? Era così. Un papà, una mamma, amore per i figli. La culletta nascono, la cura, eh, l'educazione, la stessa religione non è male quando poi è accompagnata dalla fede. Oggi che cosa c'è più? Cosa c'è più? Beh, grazie a Dio c'è un rimanente. C'è un rimanente del popolo di Dio. C'è un rimanente? Vogliamo essere nel rimanente? Siamo nel rimanente e vogliamo rimanere tali? saremo accusati, saremo fuori moda, saremo antiquati, saremo antidiluviani, saremo, saremo, saremo. Una cosa è certa, il nostro Dio è vivente, la nostra fede è viva, la nostra vita è attiva e siamo usciti fuori da Sodoma e Gomorra stiamo camminando verso il cielo come pellegrini e andiamo verso una località che ben conosciamo che si chiama non soltanto paradiso si chiama eternità, regno di Dio gloria al nome del Signore quanti non vogliono ascoltare queste parole? beh, davanti a un canale televisivo si cambia si può cambiare tranquillamente il canale ma ciò non ci renderà e non ci renderà giustificati un giorno davanti alla presenza di Dio Ascoltate le parole dell'Eterno, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Ascoltate bene cosa dice questa parola. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di bestie ingrassate, del sangue dei tori, degli agnelli, dei capri. Non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha richiesto questo da voi che calpestiate i miei cortili? Cosa sta a significare questo? Sì, questa eh, terminologia la comprendiamo alla luce dell'Antico Testamento, ma anche oggi è così. Forse è cambiato il sistema, i sacrifici. Uno pensa che con i sacrifici si acquista il perdono, che con i sacrifici si acquista il favore di Dio oh ma porto un bel regalo al Signore oppure porto un bel regalo al capo del movimento della chiesa io porto questo il Signore mi benedirà lo farà no no, no. ma il Signore non è il padrone dell'universo e com'è? avete avuto paura di dire sì ma c'è un altro padrone al di fuori del Signore dell'universo non gli appartiene all'universo e noi siamo soltanto una pallina nell'universo Dico noi per dire il pianeta Terra. Noi poi siamo addirittura microscopiche, eh, microscopiche, eh diciamo, parti cosmiche, microscopiche, super microscopiche, eh, davanti a quello che è la realtà di un universo. È vero o non è vero? E molti pensano di mettersi a posto. Io faccio questo, faccio questo voto. Porto questo, partecipo a questa liturgia, partecipo a questa festività, partecipo a questo giubileo, partecipo a questo, o questo, o quell'altro, e poi, e poi, e poi, è contrario alla parola di Dio, Dio dice io sono stanco, io non sopporto più quello che voi pensate che vi mette a posto, che i vostri sacrifici non mi servono, dice il Signore, e in un altro punto c'è scritto che il Signore gradisce l'obbedienza e non il sacrificio. Il Signore ha bisogno dei vostri soldi, dei miei se ce l'abbiamo, ha bisogno delle nostre cose. Forse un paraplegico ha bisogno di essere portato in giro, forse Dio non ha tutta la vitalità, Dio ha bisogno di profumi perché poi troveremo appresso che anche l'incenso non lo gradisce il Signore, non lo gradisce. Vedete questa parola? Secondo me dovrebbe essere una parola che tutti dovremmo pensarci, e anche noi che ci riteniamo del residuo, del rimanente. Vogliamo controllare la nostra vita spirituale nello specchio della parola di Dio. Amen. 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 Alleluia, gloria al Signore. Che mi importa la moltitudine, il numero dei vostri sacrifici? Io sono sazio di queste cose. È vero? Non mi interessa più. Smettete, dice il verso 13, portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nuovi luni, i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. E questo non si riferisce rispetto, ripeto, soltanto a quelli che sono i capi o i presunti capi di quelle che sono ancora queste due città, queste due città che furono distrutte dal Signore. Questo fa riferimento ai cristiani interi, al cristianesimo, alleluia. Che tu presenti profumi d'incenso, assemblee, riunioni, sembra anche in quello che è il contesto evangelico, oh si fa gara, non c'è più spazio, ci sono tante conferenze di qua, tante conferenze di là, tante conferenze dall'altra, conferenze, 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 e ci vuole sopperire alla vita spirituale con le conferenze. C'è una vita spirituale intima, personale. C'è un rapporto da coltivare con Dio, c'è un rapporto da avere giorno per giorno, quotidianamente, un rapporto personale e interpersonale. Alleluia! Se non c'è questo non c'è vita. Non si può prendere e pretendere che un fiore non appassisca se lo si mette acqua soltanto uno o due volte, tre volte in un anno. Il fiore ha bisogno ogni giorno di ricevere quella che è la sua sostanza e la pianta va ancora meglio e noi più che fiori siamo piante e vogliamo essere piantati nella vigna di Dio, nella vigna di Cristo per riceverne tutta la sostanza. Siete d'accordo? Lo siete anche voi? Io lo spero. Gloria al nome del Signore. Quante inutilità, quante attività inutili. Ma fratello, ma allora bisogna cancellare? No, non bisogna cancellare. Che siano integrazioni, ma che non siano sostanza. Si vuol rendere sostanza ciò che è soltanto una possibile integrazione. Si vuol sostituire al rapporto con Dio, a nella perfetta volontà di Dio, al cammino cristiano che vince dalla parola di Dio soltanto con dei momenti, momenti sporadici. Che dovrebbero essere soltanto momenti, e momenti diciamo, momenti possiamo dire di optional spirituale da aggiungere, ma non possono essere motivi soltanto in quel momento di poter ricevere. Parlo quindi, non parlo eh, di cattolicesimo, non parlo soltanto di eh, realtà evangelica, parlo di cristianesimo in genere. Mi sono spiegato, amen quante queste cose il Signore dice io non le credo lo diceva al popolo di Israele lo dice anche a noi qualcuno dirà ma questo era il popolo di Israele la parola di Dio come ha detto Gesù anche nell'Antico Testamento non è stata mai annullata tutta è parola di Dio la parola di Dio è atta a fare che cosa? Eh? a insegnare a correggere a guidare affinché il popolo di Dio cammini nella volontà di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarle. È parola di Dio questa, vero o no? Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere. Io non ascolto le vostre mani, sono piene di sangue. Ho una parola che mi intristisce, perché è una verità. È una verità che fa parte delle tante verità del mondo, della religione in genere. Quanti vogliono stendere le mani? Quanti si permettono nel partecipare? anche a funzioni religiose, di presentarsi come persone piene d'amore, piene di rispetto per il Signore. Quante preghiere, preghiere, preghiere che non si sollevano dal pavimento, preghiere che rimangono lì. Dice il Signore, quando voi alzate le vostre mani per implorarmi, quando voi vi rivolgete a me e parla questa, di questa condizione, a quelli che sono né in queste condizioni io nascondo i miei occhi, io chiudo, io non vi vedo in poche parole io non vi vedo vedi non ci ascolta per la moltitudine delle preghiere ta, 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 ta. Eh? se anche cambiamo la sinfonia facciamo ti ti, 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 ti ti. il Signore ascolta i cuori sinceri quelli che si riconoscono sempre insufficienti siamo insufficienti No, non ho sentito tutti quanti, siamo insufficienti. Però sappiamo una cosa. Io spero che lo sappiate tutti. Che se ci sforziamo a fare la sua volontà. Il suo amore è così grande che copre tutte le nostre insufficienze. Che lo dirà anche questa parola che abbiamo già letta, versi gloriosi e meravigliosi a cui voglio rifarmi, versi che non possono passare così senza un'attenta osservazione. Gloria al nome del Signore, alleluia. Il verso 16 dalla soluzione, lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, soprattutto cessate di fare il male. E poi imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E quale meravigliosa libertà che ci dà il Signore nel verso 18. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. La vecchia Deodati dice... Venite e litighiamo insieme, quando non vi piace di più. Quanti dicono, ma Dio, ma Dio mi ha abbandonato, Dio, Dio, non c'è, Dio c'è, Dio, non siete... Quanti credenti dicono, non sento più, non ricevo più. Ma volete capire che Dio non è mai cambiato? Che siamo noi che molte volte cambiamo? Siamo noi che siamo portati alla distrazione? Siamo noi che siamo portati alla ribellione tante volte? E se qualche cosa pensi che Dio non abbia fatto e che tu ne avresti il merito per quanto conosciamo tutti quanti di essere immeritevoli, e gli dice vieni, parliamone, discutiamone insieme. Alleluia! E' eh, salva Rosalba che si rallegra di questo verso, la sorella Rosalba. Venite, discutiamone. È stato un momento, dei tanti momenti anche neri della mia vita. Un momento in cui in pochi giorni uno dei miei fratelli se ne andava col Signore a distanza di poche ore. Non avevo mai saputo che aveva un'infermità, un'infermità che poi lui non curava più. L'avevo saputo negli ultimi frangenti. Hai una forma di diabete di quello peggiore che c'è. Non conoscevo nemmeno il tipo di insulina che si faceva. So soltanto che entro due o tre giorni successe quello che era imprevedibile. Aveva 30 anni. Si trovava nella mia casa perché volle, volle venire nel mio letto, nella mia casa e andai a prenderlo. Nonostante che si dice che il coma diabetico porti a non capire niente, lui ragionava perfettamente. E quando mi posi davanti al signore e chiedevo la sua guarigione, qualcosa dentro di me mi avvisava che ciò non sarebbe avvenuto. E io gridavo, ma è la mia mentalità Pensavo che il diavolo infondesse in me quel cattivo pensiero. Dico, ma come posso io pensare che mio fratello muore? Come posso pensare mio fratello di 30 anni muore? Com'è possibile? Io sto pregando per la sua guarigione. Quando poi se ne andava, dopo poche ore, in maniera molto silenziosa, ho litigato con Dio. Questa parola l'ho messa in pratica, non perché la volessi mettere in pratica. Dicevo perché mi hai fatto questo? Perché mi hai messo in questa triste condizione? Io che ti servo, io che... E all'epoca la realtà ecclesiale numericamente era molto più piccola, ma avevo dato già da allora tutta la mia disponibilità per l'Evangelo. Dico proprio a me, tu mi fai questo, ti porti via questo mio fratello che era diventato anche un membro molto importante per l'utilità. Nella chiesa, suonava la chitarra in una maniera divina, ricordo sempre: il mondo mai contento è è padre, non lo sanno. I miei fratelli e le mie sorelle dell'epoca hanno, hanno potuto capire il mio dispiacere, ma non hanno conosciuto la mia lotta, la mia battaglia interiore. Nella notte della veglia, notoriamente, morì nel mio letto, non lo in ospedale. Tutta la notte io litigai con Dio, io gli, gli contestavo, ma non lo udivo, non sentivo la sua voce, ero arrabbiato, proprio arrabbiato, nel senso vero della parola, non mancando di rispetto. Lui è Dio, Lui è sovrano, Amen. Lui è il padrone. Amen. Ma io stavo in quelle condizioni, condizioni di dispiacere, profondo dolore. Mia madre oggi è col Signore, ebbe una forza spirituale senza limiti, non riuscivo assolutamente a vedere in mia, in mia madre, non l'avevo mai vista in mia madre una forza spirituale così grande. Lei confortava me e gli altri, mia madre, ma questo mio, neanche fu un motivo di osservazione da parte mia, mica pensavo in quel momento che. Non era forza di mia madre, ma era una forza soprannaturale, no, io litigai con lui. Il funerale non l'ho predicato io. Non ne avevo né la forza, ma non ne avevo nemmeno la volontà. Ve lo confesso, neanche la volontà. Siamo di, a volte, la nostra umanità. Siamo tutti umani, non guardate i modelli perfetti, gli uomini, anche i migliori che servono il Signore, siamo uomini. Dobbiamo convertirci a Cristo, non agli uomini. Amen. Amen. E ricordo, dopo il funerale passarono ancora alcuni giorni. E mentre entravo in quel locale di culto, un vecchio locale di culto di Aversa, sentì la chitarra di Antonio che suonava. Entravo, c'era un cortile prima di entrare in questo locale di culto. Feci alcuni passi ma mi stava venendo un infarto. Sentivo cantare e suonare Antonio, quel mio fratello, la musica padre, fatta come la faceva lui perfettamente. Sono rimasto sbalordito, sono rimasto anche impietrito, per alcuni minuti non mi sono mosso, mi sono fermato e non riuscivo ad andare avanti nel cammino. Quando sono entrato non era lui. Era l'ultimo dei nostri fratelli, che anche lui oggi non c'è più. Però il Signore mi parlava nello spirito e mi parlava anche attraverso i doni. Tu eri troppo arrabbiato. Io ti parlavo, ma tu non potevi udire la mia voce. La tua rabbia copriva il suono. Delle mie parole e nel tempo avrei compreso il grande programma di Dio: che se non muore il seme, non nasce la pianta. E ho imparato una nuova lezione da allora. Sono passati molti anni. Ho imparato una nuova lezione nella mia vita. Venite! Discutiamone insieme, dice il Signore, parliamone insieme, litighiamo insieme, ma l'importante è che dopo ci siamo chiariti, ci siamo capiti e io dopo ricominciai a camminare nella rive del Signore e non mi fermerò mai più fino al giorno che mi chiamerà. Alleluia perché lui è il Dio buono, è l'unico vero Dio grande, meraviglioso. Sono onorato di servirlo. Lo siete anche voi, fratelli e sorelle. quante di voi, fatemelo vedere. Signore, benedice queste mani e ancora moltiplicate. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana, perché il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Amen. No, non è la soluzione umana che fa questo. È il sangue di Cristo, il sacrificio di Gesù, l'unico vero sacrificio autentico, indelebile, perenne, il sangue che Cristo ha versato sulla croce. Egli è morto per me e per voi e per l'umanità che era prima e per quella che ancora è ai giorni d'oggi, che quel sangue continua a purificare la nostra vita. Che ne dite, fratelli e sorelle? Noi non puriamo ogni giorno, e devo concludere perché il mio tempo si sta ormai assottigliando. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Cosa significa questo? La benedizione di Dio copre ogni aspetto della nostra vita, vero no? È come un grande ventaglio la benedizione di Dio. Copre tutti gli aspetti, quello morale, spirituale, economico, salutare. Lo chiediamo? Lo stiamo sperimentando da tanti anni, gloria al Signore. E vogliamo invitare gli altri a sperimentarlo con una fede sincera. Non bisogna fare chilometri, non bisogna partecipare a questo o a quello. Bisogna soltanto aprire il proprio cuore e dire di te, di te bisogno, di te, di te, vogliamo dirlo insieme? Di te, di te bisogno, urgentemente, ogni ora, alleluia. Voglio completare il passaggio anche se prenderò qualche minuto in più, ma se rifiutate e vi ribellate sarete divorati dalla spada perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Come mai la città fedele? faceva riferimento a Gerusalemme, vero? Ma potrebbe riferirsi a tante altre città. Come mai la città fedele è divenuta una prostituta? Quando è che diventa la città fedele una prostituta? Quando è una città politica, con compromessi, tutto bene, tutto bello, tutto buono, tutto pacifico. Qualcuno non approverà quello che dico. Ma quello che dico viene dalla parola di Dio, o la provano o non la provino Non voglio entrare in profondità, ci sarebbero cose da dire che potrebbero essere anche mal comprese. Voglio evitare la malcomprensione. Il mio compito non è quello di polemizzare, è il compito di predicare la parola di Dio con onestà e fedeltà, tagliando dritta questa parola. Amen. E che vada ai capi di Sodoma, al popolo di Gomorra, e che vada a tutto il popolo di Dio. Questo è nella perfetta volontà di Dio, era piena di rettitudine. La giustizia vi divorava, ma ora vi abitano gli assassini. Il tuo argento è diventato scorie, il tuo vino è stato diluito con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano regali e corrono dietro alle ricompense. Ricordo mani pulite, mani sporche. Potremmo dire tante cose. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge davanti a loro. Ma voglio lasciarvi col pensiero più bello, quello che abbiamo inizialmente citato al verso 19. Lo voglio rivolgere a voi e lo voglio rivolgere a coloro che ci seguono. Ricordatelo questo verso. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del mondo paese vogliamo dire la voce alta se siete disposti a ubbidire mangerete le cose migliori del paese perché perché la benedizione di dio è quello che arricchisce le anime nostre in cristo gesù benedetti in eterno vogliamo alzarci all'impiedi vogliamo chinare il nostro capo vogliamo pregare per quelli che non sono qui poi pregheremo per quelle necessità siamo pronti gloria al signore date gloria a dio non vi distraete, date gloria al Signore. Glorie. Gesù è qui, è ancora qui, è ancora lì. Finché avremo comunione con lui è con noi, è vero? Se Dio è con noi, se Dio è con noi, se Dio è con noi, è con noi vogliamo chinare il nostro capo. Padre Santo, Padre Buono vengo a te nel nome di Gesù. Padre, è dolce la tua presenza per lo Spirito tuo Santo, è meravigliosa la presenza di Gesù nel mezzo del tuo popolo. Signore, che questa parola sia una parola da mettere in pratica. Signore, che non ci siano più capi di Sodoma e popolo di Gomorra, anche se sappiamo che si parla di residuo di un popolo, di un popolo santo, di un popolo eretto, di un popolo acquistato col sangue di Gesù. Ma sappiamo che il prezzo è stato pagato per tutti. E il tuo spirito può aprire i cuori e dare intelligenza, a una, già un'intelligenza che tu hai donato in maniera biologica, spontanea a tutti gli uomini. Un'intelligenza spirituale, Signore. Che porta a una saggezza, che porta a una comprensione, che porta a una comunione, che porta a una preghiera intima, reale che tu accetti, tu non vuoi sacrifici, tu vuoi ubbidienza, tu non vuoi, non vuoi argento, non vuoi oro. Molti fraintendono che quel che raccogliamo lo si raccolga per te, lo si raccoglie per l'opera che tu hai donato a noi, per noi stessi. Noi vogliamo lodarti, glorificarti, benedirti. Tu sei il Padre provvito, il Dio meraviglioso, il Padre benigno. E questo residuo di popolo in questo momento, ovunque si trova, o in questo locale, o nelle proprie case, o in luoghi di pena, ovunque ci sono dei figli tuoi lavati col sangue di Gesù, dove hanno ricevuto che ancora il peccato è stato rimosso, tolto, cancellato. Signore, certamente c'è la tua presenza e la tua benedizione. Continua a benedire il tuo popolo. Continua a benedire la nostra nazione. Le nostre città, l'Europa, il mondo intero. Perché Gesù è la vittoria. Cristo è la nostra vittoria. Vittoria sul maligno, sul diavolo. Vittoria sulle infermità. Vittoria su ogni cosa. E la nostra confidenza. Vogliamo darla sempre di più a te oh Padre. Grazie Padre. Grazie, oh Dio. Veniamo a te, o oh Padre, nel nome di Gesù. È in lui che ti chiediamo ogni cosa. Il benedetto in eterno. Quanto tempo? Ho vissuto senza mai essere felice in quanto buio un'ombra di speranza per quella mia inutile vita vivevo io così poi qualcuno